benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare le polpette di Pasqua. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 300 g di tritato, 300 g di salsiccia, 70 g di grana padano grattugiato, delle uova sode, del prezzemolo, pepe bianco quando basta, noce moscata quando basta e del sale. Mentre per impanare le nostre polpette ci servirà della farina, delle uova e del pan grattato. Dentro la ciotola vado a mettere tutti gli ingredienti, quindi il tritato, la salsiccia, il formaggio, sale, il pepe, la noce moscata e il prezzemolo. Vado a mescolare tutti gli ingredienti. A questo punto il nostro composto è pronto, quindi vado a mettere sul palmo di una mano un po' di tritato, schiaccio e vado a mettere dentro l'uovo sodo, così, poi chiudo. Prima lo vado a passare nella farina, poi nell'uovo e infine nel pan grattato. E le nostre polpette sono fatte. Adesso l'appoggio e continuo a fare il resto. Le polpette sono tutte pronte. Adesso vado a mettere in una padella dell'olio di girasole, porto l'olio a temperatura e dopodiché li friggo. Riesco e li metto a scolare dentro un vassoietto con della carta assorbente. E le polpette di Pasqua sono pronte. Un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornate su tutte le ricette che andrò a fare durante la settimana. Un bacione grande e alla prossima video ricetta.